10 febbraio perché proprio il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo, il trattato di pace tra l'Italia e le altre forze alleate che poneva fine alla guerra. Questo è il motivo per cui si ricordano la tragedia, i crimini, gli orrori che tanti italiani subirono in quegli anni. E le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più. Io prendo in prestito le parole del presidente Mattarella, che lo scorso anno, insieme al presidente sloveno, mano nella mano, la potenza di quel gesto, no? Mano nella mano, ci ha mandato un messaggio forte che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo apre la seduta solenne del Consiglio dedicata al giorno del ricordo, la commemorazione di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Mazzeo ricorda l'istituzione del giorno con la legge 30 marzo del 2004, della scelta del 10 febbraio perché in quella data, nel 1947, veniva firmato a Parigi il trattato di pace tra l'Italia e le forze alleate che pose fine alla guerra, ma che lasciò irrisolta più di una problematica sul confine orientale italiano. Una legge, dice Mazzeo, che è stata un atto di giustizia e anche di risarcimento morale. Nel corso della seduta, l'intervento del giornalista Toni Capuozzo, poi di Guido Giacometti, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Nato a Trieste, Giacometti abitava con la famiglia a Dignano d'Istria, che è stato poi costretto a lasciare in veste di profugo. Oggi risiede a Pisa. E andare via è stata non solo perché la gente lasciava tutto, le case, per i contadini è stata praticamente dura, perché cioè, un impiegato statale, come erano i miei genitori, mio padre lavorava al Genio Marina e mia madre era insegnante. È stata dura, ma in fondo, ma un contadino invece, che di colpo, e quella volta i contadini rispetto a ora erano molti di più percentualmente, venivano paracadutati nel nulla, erano, a parte le situazioni dei campi profughi, l'Italia ha fatto quello che poteva, perché in quella situazione accogliere centinaia di migliaia di persone non era semplice. Io ricordo poco tempo stato in campo profughi. Erano questi enormi stanzoni di caserme in cui ogni famiglia c'erano dei fili tesi da una parte all'altra e delle coperte che dividevano. Allora, per un ragazzino come me era quasi divertente correre tra fare il nascondino, ma immaginate una famiglia in cui si trovava lì, non poteva per esempio cucinare, dovevano andare alla mensa comune, mangiavano seduti sul letto perché c'era lo spazio per i letti, per la famiglia e basta. Quindi è stata una situazione dura, né si poteva imputare all'Italia, c'era per esempio a Novara una caserma dove sono stati alloggiati, dove non c'erano le finestre, la nebbia entrava e il tetto mancava, c'era solo il solaio, quindi la pioggia veniva giù. Ma adesso l'Italia dove poteva mettermi tutte queste persone? Già le case erano bombardate, voglio dire. Tant'è che per esempio il campo profughi vicino a Migliarino, vicino Pisa, c'era una parte riservata agli sfollati pisani, le cui case erano state bombardate. E poi la situazione migliorò con quelle che venivano chiamate case fanfani, le case popolari degli anni 50, e mi diceva un ragazzo che ci è rimasto a lungo, lui è rimasto fino al 63, finalmente abbiamo avuto una casa. Però abbiamo perso la comunità, perché nel campo profughi comunque si stava tutti insieme, e tornavamo da scuola e non è che andassimo a mangiare dai genitori, ci guidava il naso, si andava a mangiare magari tutti insieme
da una signora che aveva fatto una cosa particolare. Era poi una comunità. Quasi 20 anni dall'istituzione del giorno della memoria, cosa è cambiato? È uscita una statistica, l'ho saputo a voce, non l'ho ancora letta, non so se è stato ancora pubblicato, che valutava negli anni quanti la percentuale degli italiani che conoscono questa storia. Sta aumentando, è arrivata quasi al 50%, è tanto. Rispetto a prima era un silenzio assoluto. Una seduta solenne così commentata dalle varie forze politiche rappresentate in Consiglio. Sì, assolutamente importante la giornata odierna, come ogni giornata di celebrazione a partire dal giorno della memoria, giornate nelle quali si compie una riflessione attenta su quella che è stata la storia recente, sui pericoli che, se dimenticata, possono incorrere anche nell'attualità che viviamo. In particolare oggi, devo dire, abbiamo assistito a due interventi molto alti, molto interessanti, di Toni Capuozzo, di Guido Giacometti e con le conclusioni del Presidente Gianni, che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante e comunque la lezione di fondo, che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo, come è stato ben definito e ben descritto, che portò alla persecuzione delle minoranze. Questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute. Sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni, assolutamente da contrastare, comunque avvengono, e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana. Giornata del ricordo, una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma e prova in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe un momento di unità, non soltanto della regione toscana ma del nostro Stato. Sono quelle giornate importanti, fondamentali, che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime, a un sacrificio che è costato la vita a tante persone, in gran parte dei casi innocenti, e questo deve portare una grande riflessione. Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale, e credo che questo sia importante ogni anno, che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto. L'importanza è indiscutibile, anche perché per troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato. E anche quando è stata istituita la giornata del ricordo, poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione, ma di cordoglio, di sincero dolore e partecipazione. E questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così. Quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita, come deve essere. Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria, ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose, delle tragedie, come l'Olocausto, Auschwitz, e in questo caso quello che è stata la pagina delle foibe per l'Istria e per troppi italiani. Noi dobbiamo concretizzare il ricordo. Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome del referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliana, Giuliano Dalmata, l'ingegner Giacometti, che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma degli esodi, il dramma di quella che tutta è stato veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti.
Seppur riconosciuta tardivamente la vicenda dei nostri connazionali, istriani, dalmati, che hanno vissuto il dramma delle foibe, sia, come dire, un segno di civiltà, come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica, quella di una tragedia che al pari dell'Olocausto ha segnato la storia del Novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo. È una giornata importantissima perché non era scontato fino a pochi anni fa, non era scontato in Toscana, per tanti versi non è scontato nemmeno oggi, perché assistiamo a troppe manifestazioni che in qualche modo vorrebbero ancora mettere in dubbio o negare l'importanza di ricordare la tragedia dei Fratelli d'Italia vittime delle foibe, quelle migliaia di donne, di uomini, di bambini, di ragazze che furono violentate, stuprate, uccise, infoibate, non per altro se non per il fatto che erano italiane, che erano italiani, e per questo motivo era sufficiente appunto dargli la morte atroce come gli fu data appunto nelle foibe carsiche a pochi centinaia di chilometri da noi. Quindi è importante ricordarlo, è importante appunto avere una giornata nella quale si ricorda la tragedia delle foibe, si ricordano i Fratelli d'Italia martiri delle foibe. A concludere la seduta il presidente della giunta Eugenio Ogiani. La giornata del ricordo, istituita con legge il 10 di febbraio, oggi è stata solennemente ricordata nel Consiglio regionale, perché è una testimonianza fondamentale, quello della memoria, perché gli italiani sappiano quello che è accaduto, che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti, gettati in queste cavità carsiche, dette foibe, e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a costringere gli italiani a uscire da quelle terre. Pensate che fu proprio il piroscafo dal nome Toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'Istria, dalla Dalmazia. Io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia, Dante ricorda proprio nella Divina Commedia, nel nono canto dell'Inferno, l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola, sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la Seconda Guerra Mondiale a venir via, e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto. Penso che sia bello però ricordare anche i momenti in cui nei campi profughi che furono in modo molto rapido d'emergenza allestiti furono il presupposto di un'integrazione che poi nella gran parte dei casi vi è stata, fra questi italiani che venivano dai confini nordorientali, e devo dire che noi stiamo pensando a un museo proprio a Laterina, il più grande campo profughi istria-dalmata che vi sia nella nostra Toscana, come il nostro pensiero a quello che fu come accoglienza Calambrone, naturalmente appunto Laterina che ho citato, ma anche le presenze nelle varie città toscane. Stamani un quotidiano riferiva dei 1.000 profughi che si integrarono a Livorno.